Metesis è un partito paperless, questo significa che il ricorso alla carta è stato volutamente limitato oltre ogni ragionevole buonsenso e quasi tutta l'interazione con i suoi aderenti passa attraverso il sito metesis.it. Come funziona l'adesione a Metesis? Dovete cliccare sul menu di testa alla voce Come aderire. Compilate la scheda anagrafica in tutti i suoi punti e cliccate invia richiesta di adesione. A questo punto dovete attendere che la direzione nazionale accetti o rigetti la vostra richiesta di adesione. Generalmente le richieste vengono evase entro pochi giorni, ma in alcuni casi peculiari il tutto può assorbire anche fino a 30 giorni. Perché è necessario attendere che la propria richiesta sia accettata? Perché si vuole evitare che entrino in Metesis persone riciclate da altri partiti politici o persone in contrasto con gli ideali del partito. Quando la vostra richiesta sarà accettata, riceverete una comunicazione in email che vi illustra i passi da compiere per formalizzare e completare l'adesione nel rispetto delle norme statutarie entro e non oltre i 15 giorni, pena la decadenza della richiesta di adesione. Sul piano pratico dovrete pertanto effettuare via bonifico bancario una donazione una tantum di €250 per l'adesione come associato e di €25 per l'adesione come sostenitore. Il bonifico deve specificatamente riportare nella causale di versamento il numero di identificazione dell'aderente che vi è stato assegnato dal partito ed è visibile sulla vostra scheda anagrafica. Vi rimandiamo allo statuto per comprendere le differenze principali tra un associato ed un sostenitore. Dopo aver compiuto la donazione di adesione, dovrete effettuare il login per accedere alla vostra scheda anagrafica su metesis.it e riportare nell'apposita sezione il numero di CRO che trovate sulla distinta di bonifico. Questa operazione ci consente di effettuare un secondo riconoscimento a distanza, proprio come fanno generalmente le banche online. Successivamente sarà necessario anche indicare il proprio Ethereum Wallet nella specifica sezione della vostra scheda anagrafica. Questo wallet vi consente di ricevere il token Stasis e vi garantisce il diritto di voto ai sensi delle norme statutarie. Qualora non aveste ancora un Ethereum Wallet, potete crearne velocemente e gratuitamente uno tramite le indicazioni che trovate sulla nota informativa di questa clip oppure cliccando sul corner in alto a destra in questo preciso momento. Ai sensi delle norme statutarie, l'adesione come associato o come sostenitore con diritto di voto si perfeziona solo ed esclusivamente se dichiarate il vostro digital wallet nella specifica sezione della vostra scheda anagrafica. In caso contrario, risulterete solo aderenti al partito senza diritto di voto. Ricordo anche che ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, una falsa rappresentazione dei propri dati personali produce la perdita d'ufficio dello status di aderente e pertanto l'espulsione dal partito. Il QR code del vostro Ethereum Wallet rappresenta idealmente la tessera di adesione a Metesis. Trovate ulteriore aiuto per eventuali perplessità anche attraverso la sezione FAQ del sito metesis.it.